from here you can see the whole thing. This is the very first scene in Montalbano. Know that Vigata doesn't exist. Vigata is made up. We were over there and we had a chance to see a couple of scenes. There was Catarella coming out screaming, "Commissario, commissario!" Commissariato di Vigata. Sì, grazie. Grazie. We are here at the police station, police office of Vigata. This is Catarella's place. The jacket of Catarella. Dottore. Una bomba mi sono, dottore! Una bomba? Una bomba! Dove? Ah, bravo. Scusate. Commissariato di Vigata! Oh, guarda. Pronto? Buongiorno, commissario. Prego, forzare a mia nipote che era all'altezza della famiglia. Con mamma da solo, con lo sinistrino, con le... Buongiorno. Oh, Enzo, tutto a posto? Buongiorno, commissario. Buongiorno. Un bicchiere di vino? No. No, grazie, commissario. Allora? No, non addosso, commissario, sulla sua macchina. Ma l'ha passata parte a parte? Sulla sparatoria in cui si trovò. You are watching the real house of Salvo Montalbano right here in Punta Secca, and the fiction is Marinella. As you can see, the house is under restoration, so you never see the pizzeria in the movie. Saremo per sempre uniti da questa creatura, sai, più che dal segreto che da anni gusto. Che c'è, Fazio? No, niente, ho quelle informazioni che mi ha chiesto. Non saprei, quando ho guardato dopo qualche secondo erano spariti. Ce n'hai whisky? Sì, certo. Hi, my name is Marco. And my name is Jada. We come from Venice. Yeah, it was nice to see different places and just in one day, and also to understand something more about Montalbano. Vigata. The headquarters of Commissario Montalbano, Vigata. Yeah, that was very interesting. Yeah, I really like this part of Sicily. This is actually the bus stop where Lydia arrives. Montalbano driving his car from this side, and I stop here and they pretend that this is the bus stop. Ciao, riparto domani dopo il funerale. 5-6 un paio di mele ci vuole. Montalbano, Montalbano, lei sola è capace di trasere senza che ancora alla televisione. E quei cannoli? Ne vuole uno. E avanti, lo prendo, mi leva magari il mangiare dalla bocca e speriamo che si strozzi. No. Vanno giù benissimo.